Prendere le stazioni un valore aggiunto del tessuto sociale sfruttandone la presenza capillare sul territorio nazionale per convertirle in centri multiservizi per i cittadini e le comunità locali è l'obiettivo del progetto Stazioni del Territorio, promosso dalle società del gruppo FS e rivolto agli scali ferroviari dei comuni con meno di 15.000 abitanti. Il progetto che abbiamo lanciato oggi è l'inizio di un percorso che vede una riqualificazione delle stazioni, soprattutto quelle più piccole nel caso specifico. Pensiamo che in Italia oggi abbiamo su 2.200 stazioni 1.200 stazioni che riguardano paesi o città con meno di 15.000 abitanti. E soprattutto i piccoli centri, quelli caratterizzati da una, diciamo così, da una non eh, presenza di giovani, ma soprattutto da una popolazione che sta progressivamente invecchiando, richiedono una maggiore attenzione, una maggiore connettività. Quindi il senso di costruire una presenza polifunzionale dove si possa dare assistenza medica. Eh, creare un punto dove si possono ritirare i farmaci o dove si possono ritirare i pacchi creando per esempio in sinergia con Amazon un, un locker dove si possono ritirare i pacchi che sono stati ordinati o un'area di co-working dove i giovani possono uh, lavorare e connettersi con, con, diciamo, con il resto d'Italia, con il resto del mondo. Quindi l'obiettivo è quello di riportare la stazione al centro e rendere un luogo vivo e non solo un luogo di transito, ma anche di permanenza.